Bene. Allora, ricordo che tutte le formazioni, ragazzi, domani saranno messe sul sito della Got League, quindi e anche sui nostri social. Ovviamente, chiedo a qualcuno se le vuole spammare un attimo in live. Qui trovate anche il regolamento ufficiale della Got League, sia come fatto nella fase dei gironi, l'eliminazione diretta, la coppa e le diciamo regole speciali che abbiamo preso da ovviamente la Kings League, che è una, diciamo, la lega dalla quale noi abbiamo preso ispirazione. Abbiamo fatto delle piccole modifiche, vi faccio un esempio: nella Kings League le partite durano 20 minuti a tempo, mentre da noi dureranno 30 nella fase a gironi, 20 e 20 invece nella fase a eliminazione diretta. Eliminazione diretta nelle finali e 30 totali, giusto? Esatto, e ci sarà la presenza però nella nostra, esattamente come nella Kings League, del dado. Il dado però, a differenza della Kings League, che viene buttato al 18° minuto, noi lo utilizzeremo nei minuti di recupero, sia del primo tempo che del secondo tempo. Vi spiego com'è il dado: si gioca 7 contro 7, si lancia un dado all'interno del campo nei minuti di recupero, esce l'uno e gli allenatori dovranno scegliere chi tenere in campo uno contro una squadra. Esce il 2, 2 contro 2, 3 contro 3 contro 3 e via dicendo. E via dicendo. Ogni allenatore e ogni presidente avrà a disposizione, da un mazzo di carte che vi daremo, due carte da pescare, ok? Una per squadra, che sono, diciamo, o dei bonus o dei malus. Bonus malus, esatto. Non è che giocare in un in più, adesso vedrete e potete comunque leggere il regolamento che c'è all'interno del sito, ma vogliamo tenere qualche qualcosa ancora nascosto. Esatto. Possiamo dire la cosa del allora, come sapete, abbiamo visto già degli esempi sul web di tanti content creator che all'interno delle partite hanno avuto degli scazzi pesanti anche, e abbiamo deciso di far diventare questa cosa contenuto, ma in realtà umiliando chi dei due è più prepotente. Mi spiego. Abbiamo sarà posizionato ai lati del campo, in caso di litigata, esatto, due postazioni dove le persone che litigano avranno un minuto a testa per dire le proprie ragioni del perché volevano fallo, esatto, perché hanno fatto una cazzata. Partirà un pool in chat, il pubblico deciderà e chi perde giocherà in un in meno per un minuto, e quella persona dovrà stare un minuto in una vasca di ghiaccio a smorzare, no, i bollenti spini, umiliandosi. Questa è la Got League. Ci sono tante altre sorprese, anche se... Ma nudi o con i vestiti? Come vogliono loro. Come vuoi tu, puoi stare nudo. Cioè, scusa, non ho capito solo se questo è per i presidenti o per chiunque. Per tutti. Per chiunque... No. Allora, faccio un esempio. Come si chiama quello dove hanno avuto da dire che... Cree, te con Blur, pallone d'oro di YouTube, c'è lo scazzo lì? Non si esce dal campo. Si va a bordo campo, ci si affronta, si fa sapere, si fa sentire le proprie ragioni, la chat decide chi dei due ha secondo loro ragione, e diciamo poi c'è questa cosa tra i giocatori per sbollentare un po' gli animi. Sì, che ci è sembrata la cosa migliore. Mi aveva promosso la gara di schiaffi, però mi sembrava un po' esagerato. No, mi sembrava un po' gara di sumo, un po' tardi. No, gara di sumo anche. Gara di sumo era bellissima. Ma magari, raga, Posso chiedervi, non so se non l'ho letto io, non c'è nel regolamento, come sono i cambi? Sono volanti? I cambi sono volanti. Altra cosa che non vi ho detto, come nella Kings League, il calcio d'inizio è diciamo un po' come nella pallanuoto, però mentre nella Kings League quindi si parte ognuno dalla propria area, tutte le squadre, la palla è posta al centro del campo, il primo che arriva è su alla palla. Nella Kings League è il primo che la tocca. Nella Kings League è il primo che la tocca. Qua invece vogliamo che prendi il possesso, cioè non è che arrivi, la tocchi, la butti là in fondo e di tu sì, il pallone. Sì, loro. Sì, sì, chiaro. Devi avere il possesso, ragazzi, della palla. Una domanda, ma c'è l'arbitro? Eventualmente chi arbitra? Tutto l'arbitraggio è stato dato in mano a Moggi. No, ci sono due arbitri. Ci sono due arbitri professionisti, però non abbiamo preso. Lui aveva proposto Fub, però abbiamo deciso di non metterlo. No, perché comunque, ragazzi, l'idea che noi vogliamo dare è che comunque il gioco è serio. Quindi gli arbitri, esattamente come anche i telecronisti, saranno seri. Poi dopo noi ci pensiamo a fare attenzione. Ragazzi, ma tanto ci vediamo tra poco. Io vi faccio un grande in bocca al lupo e noi ci vediamo sui campi di gioco. Non ha senso stare qua. O no?
o sbaglio? Un applauso a tutti i presidenti, ragazzi. Grazie, in bocca al lupo, e che vinca il migliore. Ci vediamo sui campi da gioco. Parlerà il campo, non parleranno social. Non so se i presidenti vogliono dire qualcosa prima di lasciarci, una parola a testa. Io partirei da Sespo, che è stato l'ultimo sempre a... cioè facciamo il contrario, no? Un annuncio, okay, per il 24 e 25 giugno. Io vi dico, non vedo l'ora di partecipare, soprattutto per passare delle belle giornate insieme, di scherzare insieme, di divertirci e di fare tutto per il meme, quello che mi piace. Sono felicissimo. Perché non il meme contro te? No, perché a me piace il meme. Il Masseo, io ti porterò sul meme. Io ne abbiamo già parlato, te non vuoi, ma io ti porterò sul meme. Ti porterò sul meme, te lo giuro. E per chi non ha mai visto la Kings League, sappiate che in ogni partita ci sarà un commentatore in mezzo e poi due presidenti ai lati a fare il commento tecnico, a seconda ovviamente di chi attacca. Di chi, esatto. Quindi potrebbe sul essere meme, che Masseo e Sespo saranno, se magari c'è il derby. È già derby, comunque, ragazzi. C'è già aria di derby. La facciamo, ma chi, scusate, ma chi lo fa il calendario? Io e Pancio. Bello. Ah, quindi possiamo fate voi immaginare. No, alla grande. No. Estraiamo. Anche perché poi magari sì, è più bello che... No, ma estraiamo anche il giorno in cui venite sul campo. Estraiamo a caso, sì, va benissimo. No, ma tranquilli, vi porto io sul meme. Tutti quanti, sul... Va benissimo. Giochiamo io e il Masseo, ci mettiamo abbracciati. Sì, sicuramente. Abbiamo iniziato la partita. No, vengo dopo a letto, tranquillo, aspetta. E lo facciamo abbracciati, no, e niente, dai, non vedo l'ora. Allora, non so se questo è un presidente, scusate. Il presidente. Ne ho già visti dei presidenti così nel calcio. Io posso dirlo. Hanno pure vinto tanto. Ma ZV cosa ne pensa? Sì, però avevano un carisma differente. Allora, un attimo, c'è i Blancos, non so se i Blancos volevano dire qualcosa, poi dopo siamo in chiusura. No, io qua vedo tutti quanti che sono più interessati all'intrattenimento, ai meme. Noi scendiamo in campo per giocare a calcio. Avete paura di qualcuno, presidente Awed? Io ho paura di chi parla poco, sinceramente. Quelli che parlano troppo non mi hanno mai spaventato tanto, quindi i più silenziosi sono quelli di cui... Quindi Ash, ZV e Penguin. No, assolutamente no, quello assolutamente sì, quello però... no. Tranquillo, no, poi vedremo sul cazzo di ti porterò sotto al meme. ZV sta già festeggiando. Non so, Penguin, se vuole dire qualcosa. Ma io parlerò solo con i miei calciatori, in questa banda di matti onestamente non ho nulla da aggiungere. Bello. Ci vediamo sul campo. Si dissocia. E non provate a stringermi la mano. Bravissimo. Ah, così addirittura. Se ne va. Abbandono. Bellissimo il primo abbandono. Colui che fa sempre centro, mio fratello. Ah, guarda, ZV, se non vuoi dire niente noi va bene, anche perché fino adesso non sei abbandonato. Vabbè, è il compleanno. Ma non è che... Ma... semplicemente a me piace la competizione, ai miei ragazzi piace la competizione. Se abbiamo accettato è ovviamente... Per vincere. Una questione di vincere, vogliamo vincere. Vogliamo vincere. Ma sta leggendo. Sto leggendo. A destra. A destra. Posso chiederti un primo piano sulla tendina della doccia? No. Dai, per favore, voglio vederlo. Ecco, bellissimo, bello. No, comunque niente, ragazzi. Va bene, non esageriamo.